Questa settimana ci troviamo al Bike and Fun Park di Cerno, nel cuore delle montagne della Slovenia occidentale. Una località sciistica nota in tutta la Slovenia che d'estate si trasforma in un autentico parco avventura, soprattutto per gli amanti del downhill. Ad accompagnarci, a farci da tutor in questa nostra prima esperienza di downhill è Tadej Razpe, campione sloveno di enduro, che è facile incontrare durante i suoi allenamenti su questo tracciato. Casco, ginocchiere e paragomiti, messi a disposizione dal Park Center, sono essenziali per praticare questa disciplina, che oltre all'alto tasso di adrenalina, comporta comunque anche qualche rischio. La bicicletta da downhill che si può noleggiare sul posto ha un telaio molto robusto, manubri molto larghi per un maggior controllo e sospensioni anteriori e posteriori per attutire buche e salti. Al Bike Park di Cerno tre sono i percorsi con differenti livelli di difficoltà tracciati lungo il pendio che corre sotto la seggiovia e che si sviluppano paralleli ai numerosi sentieri che portano gli escursionisti in cima alla montagna. Il downhill, infatti, è una disciplina che si svolge completamente in discesa, su piste piuttosto strette, lunghe dai 2 ai 5 km, preparate su pendii generalmente molto ripidi, con curve paraboliche, ostacoli naturali o artificiali, come salti, gradoni alti anche più metri e sezioni sconnesse di rocce e radici. È una delle discipline che rientrano nell'ambito gravity, facendo affidamento alla forza di gravità per la propulsione, che spinge gli atleti a raggiungere velocità sull'ordine degli 80-90 km all'ora. Il Bike Park di Cerno è aperto tutti i fine settimana dal mese di maggio fino a settembre-ottobre. Per avere maggiori informazioni su prezzi e orari si può visitare il sito www.bike-fun-cerno.si oppure la pagina Facebook Bike and Fun Park Cerno.